Buongiorno e benvenuti sulla piattaforma di BalsesaNotizie.it e il News Biella. Siamo a Varallo, siamo nella splendida piazza del teatro e siamo in attesa di Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi che è appena arrivato dietro di noi ed è in questo momento intervistato dalla RAI. Ed è qui per questa conferenza stampa che parlerà di turismo. Turismo in Valsesa, un'ottima iniziativa e promozione che verrà fatta appunto dai comuni di Varallo, Borgo Cesia e altri comuni annessi proprio per promuovere il turismo in Valsesia. Vittorio Sgarbi è oggi qua come testimonial. È sempre stato molto amico della Valsesia perché ha sempre molto apprezzato tutti i gioielli che rappresentano appunto questa bellissima valle e oggi è qui per promuoverla. E alle nostre spalle appunto sta per essere intervistato in questo momento dalla RAI e farà poi ingresso al teatro Vittorio Emanuele per la sua presentazione. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere qua. Innanzitutto ringrazio l'onorevole Chiaramani che ha avuto una splendida idea, soprattutto di unione del territorio. È un'idea che arriva dal comune di Borgo Cesia, ma che bene identifica l'idea della Valsesia. Questo è un progetto di Valsesia, parliamo di tutti i comuni in modo assolutamente indistinto. La nostra Valsesia ha delle potenzialità altissime. Lo dico sia in veste di primo cittadino di Varallo che di presidente della provincia di Vercelli. Quindi per me è un orgoglio oggi essere qua a presentare un progetto così innovativo, ma soprattutto con un territorio che è davvero splendido, quindi dal suo Sacromonte alle montagne del Rosa. Eccoci, allora, siamo con l'onorevole Chiaramani che ha avuto l'idea di questa bellissima iniziativa. Onorevole, da dove è partita questa iniziativa? Dal cuore, dall'esperienza o dalla voglia di fare crescere la Valsesia in Italia? Dalla voglia di far parlare della Valsesia in Italia, lanciando un progetto di questo tipo primi tra tutti, avevamo capito la potenzialità. Il fatto che oggi ci sia la RAI al gran completo testimonia il fatto che della Valsesia si parlerà nei prossimi giorni. È un'iniziativa che però accomuna tutti le amministrazioni locali, questo mi fa molto piacere, da Gattinara ad Alagna tutti partecipano, chi in base alle proprie risorse anche con poco, ma dà un segnale di unità territoriale oggi più forte che mai. Una battuta sull'unità territoriale, perché mi sembra che questa sia veramente la chicca di questa iniziativa. È una chicca su cui lavoravamo da tanti anni anche con Gianluca Buonanno, che negli ultimi mesi si è rafforzata. Finalmente abbiamo un territorio che ha della consapevolezza. Siamo 60.000 abitanti da Gattinara ad Alagna, un territorio tutto sommato vasto ma povero di popolazione, ma che finalmente conta con un presidente della provincia, un consigliere regionale, un deputato, e traina anche il resto della provincia. Perché io non mi dimentico di essere soprattutto rappresentante del Vercellese e vogliamo portare questo modello in tutto il territorio. Grazie onorevole. News Biella. Grazie professor Sgarbi per essere qua con noi. Allora, una breve battuta. Beh, metto anche io una mascherina, mi hai rotto il cazzo solo tu con la mascherina. Questi qui. Io con la mia mascherina. Con la cappa. Eccola qua. Allora dicevi? Lei ha già commentato lungamente, però ci parli un attimo dalla Valsesia col cuore. Beh, il cuore, i sentimenti erano quelli che hanno mosso a rilanciare e a far diventare più conosciuta anche attraverso di me, attraverso persone note in Italia, Varallo, il sindaco Buonanno. Quindi il cuore era il suo modo di capire quello che gli studi e la sua vita non gli avevano fatto intendere, come a me che non sono valsesiano, ero venuto prima che lui fosse sindaco, in tante occasioni sono tornato, per la meraviglia del Sacromonte e per l'importanza straordinaria di Gaudenzio Ferrari e di Tanzio Navarallo, due pittori che al di là del cuore, ma per l'intelligenza e la conoscenza, sono uno un grande maestro del Rinascimento, che può dialogare con Raffaello e con Michelangelo, Gaudenzio, e l'altro un alter ego per forza, potenza, intelligenza e capacità di invenzione che è Tanzio Navarallo. Per cui io l'ho venuto per vedere capolavori qui,
e naturalmente sono venuto in una Varallo un pochino più povera, un pochino più trascurata, e con lui abbiamo sistemato le strade, è stato un sindaco concreto, pur avendo una sua follia, un personaggio stravagante, bizzarro, che però era capito dai suoi concittadini che lo votavano quasi all'unanimità, perché capivano che lui era utile a quello che è importante per noi come Varallo, a uscire dal buio, perché certamente quando da qui, dove c'è la bellissima chiesa con altre opere di Gaudenzio, si sale verso il Sacromonte, è una salita del cuore, una salita mistica, qualcosa perfino di buddista, dicevo. Quindi è un luogo che è molto meno conosciuto, ma è stato al centro degli studi, sia sul piano storico, sia sul piano letterario, di Testori, il grande scrittore cattolico, tanto che lui inventò il Gran Teatro Montano e pensava a Varallo. Ma è una cosa che negli anni, nella prima metà del secolo, era molto meno sentita, come era più un turismo religioso. Oggi è un turismo religioso, ovviamente, per chi crede, ma è un turismo legato alla civiltà del Seicento essenziale. È importante come Caravaggio quello che tu vedi al Sacromonte. Per cui il cuore, certamente, per chi viene qui e per chi sente la meraviglia dei luoghi, o per chi come Morano li ha sentiti distinto, ma l'intelligenza, la cultura, la conoscenza, la storia, la religione, la fede, tutte cose che qui hanno un exemplum, proprio un centro veramente importante, come andare in pellegrinaggio a Roma, o il pellegrinaggio a Sacromonte è necessario. Infatti è proprio quello che volevo dire, il Sacromonte è un luogo per tutti, sì, però invitiamo tutti al Sacromonte, ma adesso non è un po' però. Assolutamente. Ciao ragazzi. Gabriella, saluta mia figlia. Vediamo questa diretta per Bassiera Notizia, tutto, Mauro Benedetti.